Pierrot,
sei tu che tremi. Allora hai deciso. Vai verso la morte. Lui mi sposerà, sì, sì. Che cosa hai sotto? Sotto? Niente. Niente. Niente è sempre meglio, non è vero, Pietro? Se non hai biancheria intima è sempre meglio. Sono ben strani questi distinti signori. Se non hai la biancheria mica si fermano davanti al nemico. Si meravigliano, ma non si arrabbiano, anzi. Se però vedono uno straccetto rosa sul tappeto o una mutandina lilla se ne vanno dicendo che hai cattivo gusto. Se poi non ci stanno e provi a parlare con loro, che so, di un romanzo, trovi un ciarlatano qualsiasi che sospirando dice siamo mondi diversi e guarda fuori dalla finestra. Ed è per questo che vi dico sempre di non parlare di romanzi. Perché tutto a un tratto c'è come un abisso. Ai! Non tremare. Non tremare. Spero non sia un peccato quello che sto commettendo. Adesso non tira più. Perché cosa vuoi fare? Facciamo semplicemente un orlo, così vede la giarrettiera, perché la giarrettiera invece è molto importante. Oddio. Aspetta che ti metta il velo. Oddio. Perché sospiri? Perché tutto quello che facciamo è soltanto apparenza. Ma no. Ti abbraccerà, ci credi? Ti prenderà per la sua sposa. Ti abbraccerà e ti bacerà. Sarà un miracolo. È per questo miracolo. Ti aiuto. Ecco la mia sposa. Dirà quando ti vedrà. Ma quando sentirà di avere una cattiva coscienza, è tutto qui. Dopo solo molte chiacchiere, molte scuse, un sacco di palle. E tempo per abbracciarti non ne avrà. Abbiamo poi della voglia. Tu sopravvaluti i mariti, tu li conosci soltanto come sono qui da noi. L'orlo è finito. Grazie. Allora, come si sente la sposa? Un altro cliente! Desidera! Non so se sono nella casa giusta. È nella casa giusta! Il mio nome è Don Luigi. Comunque sia. Vengo da molto lontano. Stanco del viaggio, capisco. Desidero un letto? No. No. No, no. Cercavo solo mio figlio. Certo. Resti. È nella casa giusta. Basta pagare in anticipo. Venga con me. Questa ragazza ha la libera uscita. Dio mi assista. Io non voglio essere riconosciuta, essere una sposa, anche soltanto un'apparenza, ma almeno una volta deve inginocchiarsi ai miei piedi e deve giurare che soltanto questo viso, quello di Charlotte, è soltanto questo viso che gli ama. Il mio viso.
Each one keeps the thing he loves. Da da da. Da 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 da. Some do it with a bitter look, and some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword, with a sword, with a sword. Each man keeps the thing he loves. Each man keeps the thing he loves. Da da da, da 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 da. Each man keeps the thing he loves. Each man keeps the thing he loves. Da da da. Kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, and some with the hands of gold. The kindness is a knife because the deaths are soon grow cold. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da, da 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 da. Some love too little, some too long. Some buy and others sell. Some do the deed with so many tears, and some without a sigh. Each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Siamo davvero elegantissimi. Andiamo a vederlo.
Ma dove sei andato a scovare questo costume? È un vestito di un vecchio medico. Mi conferisce un aspetto rispettabile. L'ho scambiato per un luminare. Qualcuno mi ha chiesto dei consigli su delle malattie. Davvero? Sì. E tu avrai risposto che non ne sapevi niente. No. Anzi, ho rispettato l'onore dell'uniforme. Ognuno ha avuto la sua brava ricetta e ho dato tutti quanti i miei consigli. Sarebbe meraviglioso che alla fine guarissero e mi venissero anche a ringraziare. Ma perché no? Per quale motivo tu non dovresti godere dei privilegi degli altri medici? I loro successi sono pura casualità. Beh, anche tu puoi approfittare della fortuna del malato e vedrai che i meriti che ti vengono attribuiti non sono altro che frutto della natura e del caso. Siete così miscredente anche nei confronti della medicina? La medicina è uno dei più grandi errori dell'uomo. Quindi volete dire che non credete neanche nell'effetto dell'ansio? Cicatrene, Cipraxi, Dissenten, Viterna, Lerpesmi, Emorroidum, Lumucil, Falqui, Ginoden, Ginocalesten, Cigromi, Atu, Imodium, Illasoni, il Lexotan, il Lasex, il Miopen forte, il Mersino, l'Octavidum, l'Occhi, il Polase, il Plasil, il Pasiter, il Plactri, il Querino, il Ribotri, il Serenase, il Tavur, Tachipirinia, Tachifluide, Voltaren, il Vario, i Voltaren supposti, i Voltaren in Pidone, i Voltaren in Voce, i Voltaren in Geve, il Vix Fowl, il Vix Midnight, il Vix Inex, il Vix Fluidec, lo Zirtec, lo Zerben, lo Zerbeni, la Ziburi, lo Xanax, Xanax. Ma perché dovrei crederci? L'aspirina. Don Giovanni, è questo vestito che mi fa credere di essere più intelligente di quello che sono, mi fa venire voglia di discutere con voi e contro di voi. Mi avete impedito le prediche, però il dibattito è ancora aperto. Ebbene, io voglio conoscere il vostro pensiero in toto. Va bene? Sì. Voi dite di non credere a noi, giusto? Mm-hmm. Quindi non credete neanche al cielo? No. All'inferno? Figuriamoci. Al paradiso? No. Al purgatorio? All'aldilà? No. A una vita dopo la morte? No. Al Valhalla? No. Alle 40 vergini? No. Al Monte Olimpo? No. Deus? No. Giove? No. Atena? No. Io dei mari? No. Nettuno? No. Io delle tempeste? No. Come si chiama? No. Vulcano? No.
Shiva, Buddha, no, Hare Krishna, Hari Hari Hari, no, gli elfi, no, le fate, no, i letti del bosco, no, i maghi, no, il mago di Oz, no, i puffi, no, gli snorkis, no. Il mostro di Loch Ness, il mostro di Firenze, i Yeti, no, l'orso polare zoppo, c'è. No, no, no. Ridete pure. Le streghe? La strega dell'est? No. La strega dell'ovest? No. I mostri? No. Frankenstein? No. Lupo? No. Lupo Mannaro? No. Carletto il principe dei mostri? I vampiri? No. I succhiasangue Dracula? No. Gli spiriti? No. Poltergeist? No. La figura? No. I fantasmi? No. Quindi voi non credete neanche ai fantasmi? Io mi farei impiccare per i fantasmi, sappiate. Bisogna pur credere in qualcosa. Che cosa credete voi a voi? Io credo che 2 più 2 fa 4 e 4 più 4 fa 8. E che in un bel triangolo rettangolo la somma del quadrato dell'area costruito sui cateti è uguale al quadrato dell'area costruito sull'ipotenusa. Magnifico triangolo col vertice aggiunto. Ah, belle grandezze. Belle davvero. Quindi voi mi state dicendo che la geometria sarebbe la vostra religione? Va bene, allora ammettiamo pure che nella testa delle persone ci siano delle strane e bizzarre fantasie. Però è anche vero che chi ha studiato di più non è necessariamente più saggio di chi ha studiato di meno. E io sicuramente ho studiato meno di voi. Però grazie a Dio, o chi per lui, Shiva, Buddha, non ho incontrato ancora nessuno che abbia da insegnarmi qualcosa. Però nel mio banale buon senso di vedere le cose, io so che il mondo non è un fungo spuntato all'improvviso di notte. Perché tutto quello che ci sta intorno non è venuto da solo. Questi alberi, queste rocce, queste montagne, le nuvole, il cielo, il prato. Anche voi che mi state qui davanti adesso e non mi guardate, vi sarete pur fatti in qualche modo, non è che vi siete fatto da solo. Ci sarà pur voluto vostro padre che ha ingravidato vostra madre per farvi venire al mondo, o no? E allora io mi domando, poi, com'è possibile che voi non vi meravigliate davanti a questa meraviglia che è l'essere, a questi incastri che formano tutto, a queste dita, per esempio, che si incastrano perfettamente nella mano e stanno lì. E questa mano che si incastra perfettamente nel braccio, queste braccia che stanno attaccate al corpo in una maniera indicibile, e questo corpo che si muove con le gambe avanti e dietro, e questo corpo che se io gli dico di andare a destra, lui va. E questi organi che compongono questo corpo, questo fegato, questi polmoni che sono la macchina di questo corpo meraviglioso, questo cuore che pompa, però mi dovete interrompere, perché uno non può discutere da solo così, non si può discutere senza essere interrotti, scusatemi, voi siete furbi, mi fate parlare per farmi stare zitto e per pompa. Scavare, tu parli della creazione ma ignori la distruzione, cosa altrettanto naturale. Avanti, dove finisce il tuo ragionamento? Il mio ragionamento dice che l'essere umano è una macchina meravigliosa che nessun sapiente saprebbe spiegare. Ma non è meraviglioso, dico io, che posso pensare 100 cose in una volta. Guardate, io so fare tante cose contemporaneamente. Io posso andare avanti e contemporaneamente alzare le mani. È incredibile! E mentre alzo le mani, le posso battere! E poi posso alzare la testa e levare lo sguardo. Io posso andare a destra. E io posso andare a sinistra. E io posso andare avanti, io posso andare indietro, e contemporaneamente io posso voltarmi! E... noi ci conosciamo! Cacatù! Cacatù! Ci conosciamo! Ah!
farmi la carità. Non mancherò di pregare il cielo perché vi porti tutto il bene possibile. Pregalo piuttosto che ti faccia avere un vestito e fatti gli affari tuoi. Vogliamo fare la carità? Voi! Non conoscete, è vero, quest'uomo! Egli stesso dice che 2 più 2 fa 4! E 4 più 4 fa 8! E che in ogni triangolo, è vero, rettangolo, c'è un'ipotenusa di un occhio divino, è vero, che mostra quanto è perfetto! Ma qui è vero che triangolo, rettangolo, neanche l'ombra. Che cosa fai tutto il giorno all'ombra di questi lampioni? Prego per la prosperità delle persone per bene che vi danno qualcosa. Evidentemente vivi negli agi. Dipende dalla magnanimità delle persone. Per uno come te che prega tutto il giorno, gli affari debbono andare a meraviglia. Vi assicuro che a volte ti accontento anche di vincere. E allora io ti pago da bere, però tu devi dire una bestemmia. Perché volete che commetta un peccato tanto grave? A te decidere, un gin per una bestemmia. Signore? Se non bestemmi non perdono. Nessun coraggio. Di una bestemmia, che male c'è? Su, avanti. Prendilo questo gin, è qui. Ma bestemmia. Sii uomo, sii umano senza timore né speranza. Rinuncia ai tuoi falsi dei e alle tue religioni. Tutto ciò è stato buono soltanto per armare la mano dell'uomo. E il solo nome di queste follie ha fatto versare più sangue di tutti i flagelli e tutte le guerre messe insieme. Rinuncia all'idea di un altro mondo che non esiste, ma non rinunciare all'idea di godertela in questo. Avanti, bestemmia! Il cielo. Il cielo non c'entra proprio niente. Bestemmia? Preferirei morire. Ma te la do per l'amore dell'umanità questo giro! Io in amore amo la libertà, come fai tu su questa strada. E non saprei chiudere il mio cuore fra 4 mura. Avanti. Bestemmia! Porco! Lui lo chiama Dio, io lo chiamo geometria. Per ogni uomo che sia padrone di se stesso esiste qualcosa di più alto della donna. Bestemmia. L'avete sentita? No. Questa è la voce del sepolcro del commendatore che voi avete assassinato. No, è qui la tomba, me l'avevo dimenticato. Beh, farei volentieri una visitina. Non mi sembra il caso. Perché? Non è la persona civile a dare sulla tomba di un uomo che voi avete ucciso. Al contrario, è una visita che io gli debbo per civiltà e che lui deve accettare di buon grado se è un uomo di mondo. E allora? Bisogna andare in quel posto laggiù. Secondo Platone, chi non è esperto di geometria deve stare lontano dal luogo. Lui questa scritta la fece affiggere sull'ingresso della sua accademia. E allora, Giovanni, chi meglio di voi può scegliere senza fare guerra all'intelletto? Andate voi giù e gli dite... Voi! Uomini! Voi che siete piegati! A 90 gradi, quasi. E vivete le vostre misere esistenze, incoscienti di essere esperti di geometria nelle vostre stesse anime. Che cos'è un esperto di geometria? Un'intelligenza che promana dal regno dei morti per portare alla vita vari ricordi di un soggiorno in una vita perfetta. Bello.
questa scritta non la metterei soltanto all'ingresso di un'accademia, ma alla porta della vita in generale. Se permettete farei una piccola postilla, se permettete. Vorrei ricordare a tutti, che ricordo di ricordarmi bene, che sulla porta dell'Accademia di Platone, se mi ricordo di ricordarmi bene come voi mi avete detto di ricordarmi bene, c'era una seconda scritta, un po' più oscura, però umoristica. E se mi ricordo di ricordarmi bene come voi mi avete detto di ricordarmi, mi ricordo, c'era scritto: escluso! Hai l'ingresso a tutti coloro i quali non vogliono avventurarsi in avventure amorose con gli altri ospiti. Sì, Scalarello, questa massima deve essere usata con labbra per entrare nella vita. Chi non vuol sentir parlare di geometria deve stare lontano dai drammi amorosi. E colui che quando incontra Eros scambiato del marciapiede si esclude ogni possibilità di penetrare e conoscere i segreti della vita stessa. Sì. Va bene, però non è che uno può penetrare proprio tutto. Cioè, intendo dire, non è che uno se incontra una qualsiasi cosa. Chiaro, chiarissimo. Voi sapete cosa mi perdete. La conoscenza. Le storie d'amore sono storie di forme geometriche. Essendo ogni unione la costituzione di forme, di sfere, gli spazi vuoti, luoghi da esplorare. Bello. Silenzio. L'eterno silenzio degli spazi infiniti mi ha sempre fatto paura. Allora, vogliamo sfondarla? La quarta parete. Una porta aperta su mille deserti vuoti e freddi. A mio tre. Uno. Due. E tre. Precipitati in una continua caduta. Davanti, dietro, di lato, da tutti i lati, tutti. Perché esiste ancora un alto e un basso? Mi sento attornato dal vuoto. Sento il soffio del nulla. Oh, fa freddo. Bello. Bel lampadario, bel soffitto col manto. Bei veluti, belle facce, begli sguardi, bei vestiti, bei cappelli, bei cappotti, bei veluti, bello tutto. Bello. Don Giovanni, la statua, concentriamoci sulla statua. Ma non ti sembra strano che una persona che ha fatto sempre una vita modesta, così un po' grigia, poi per morire debba costruire quest'affare qui? Ma che cosa se ne fa? Perché? No, a me non mi sembra strano. A lei sembra strano? Un pochino. Un pochino, ma io direi di no. Le sembra strano? No. No. Le sembra strano? No. Sembra strano? No. Non sembra strano. Don Giovanni, ci dobbiamo concentrare nel trovare la statua del commendatore. La statua, la statua. Falla tu. Io devo fare la statua. Sì. Come la devo fare? La statua. Ma quando? Allora, Sganarello, quando il Dio Signore dei cieli e delle terre fece la terra, siccome non c'era neanche un cespuglietto d'erba, non c'era un filo, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere, allora cosa fece? Prese la polvere, la plasmò
ne fece dei filamenti, poi le dita, tutto il resto ne fece l'uomo. La statua? Sì, no, sì, ci soffiò la sua vita nelle narici. E fece la statua? E fece la statua, l'uomo, il robot, il vaso, il clone. La statua? Sì. Siete fantastico, Don Giovanni, siete un'illuminazione, un'ispirazione. Per la creazione! Allora, se non ho capito male, Dio è stato un artigiano che ha fatto un vaso, Adamo, che quando voleva riempire un altro vaso, ha fatto un'altra vasa, Adamo. Eva, si chiamava Eva. E tu che vaso sei? Vaso col buco. Vedi, aspetta, sei una goccia. Poeta, tu sei un vaso venuto male. Sei un esperimento. Sono il primo uomo e la prima donna in un solo vaso. Ah sì? E se Dio non avesse soffiato, che cosa sarebbe successo? Sarei stata una scorreggia. Sarebbe rimasto soltanto una statua d'argilla. Una bella opera d'arte come il tuo commendatore. Allora, cerchiamo la statua del commendatore. Questo è Giovanni. È lui? È quella? È pronto? No. E lui che è stato? E lui? È vestito di viola il commendatore? No. Perché si vestono di viola? No. E beh, ci fa gli spettacoli con viola. Il commenda è lui? No. Il commendatore? Ma perché questo no? No. Aveva i capelli bianchi? Sì, sì, sì. Sparuti? Sì. Alcuni ma qui assenti? Sì, sì, sì. Quasi una memoria francescana? Sì. Con le sopracciglia scure ma i capelli bianchi? Sì. Gli occhiali? Sì. Vestiva spesso di marrone? Sì. Teneva spesso le mani così? È lui. Cielo? È lui il commendatore? È lui. Il commendatore è quello lì? È lui. È lui la staffa? Allora, l'abbiamo trovata? Eh? L'abbiamo trovata? Sì. Canarello, fammi il favore di chiedere al commendatore se vuole venire a cena meglio. Ma devo parlare con uno staffo? Sì. Devo parlare. Fai quello che ti ha detto, Canarello! Ma come comanda. Si fa? Ma non voglio parlare con una staffa. Canarello! Ma vedi se è quello lì. Allora, signor commendatore, volete venire, volete farci l'onore, vero, di venire a cena dal mio padrone Don Giovanni, vero? Rispondete, prego. Fate sì con la testa. L'aveva già fatto. Beh, allora? Ha mosso la testa. Ha mosso la testa. Ha mosso la testa. Canale, formula la frase da venire. Signor commendatore, vorrebbe farmi il piacere di venire, non lo fa da me. Avanti! Avanti la testa di nuovo, avete visto? Ecco, vedete? Come
un inganno e un'invenzione vostra. Datemi la statua che mi porterà veramente all'inferno! Datemela! Io ho bisogno di una statua che c'entri con Dio, che sia la prova che Dio esiste. Aspetto una statua con Dio che mi fermi e che mi dimostri che l'amore esiste. Fino a quel momento soltanto la natura avrà il suo dominio. La vita è breve, cari miei, io voglio vivere per sempre, soltanto questo mi serve la statua. Ma la vostra statua è soltanto un inganno, un gruppo teatrale. Pierrot, non è quello che cerchi anche tu. Una traccia, un segno, una prova. Anch'io, come te, mi sono perduto. Io parlo in continuazione, ma nessuno capisce niente. Io do in continuazione, tutti non ricordano. Prendi la geometria, un punto, una retta, un triangolo, tutte forme convenzionali che tu conosci. Foglio su cui stai disegnando, allora puoi capire la profondità da cui nasce, da cui si crea la luce che dà la vita ai triangoli, ai poligoni. Di questo ho detto abbastanza. Andiamo a cena. Giovanni. Lo so che vi do fastidio e che della mia presenza avreste volentieri fatto meno. È veramente curioso come noi due ci infastidiamo a vicenda. Se voi siete stanco di vedermi, io sono stanco della vostra condotta. Quanto poco consapevoli siamo di quel che facciamo quando importuniamo il cielo con cieche pretese e richieste sconsiderate. Ho sperato ardentemente in un figlio, l'ho voluto con tutte le mie forze, ostinatamente. E questo figlio, che il cielo mi ha concesso dopo essere stato da me tanto infortunato, è il supplizio e la donazione di questa mia vita, anziché esserne, come speravo, la consolazione e la gioia. Si spezza il cuore, papà. Lo dici da 13 anni, non mi meraviglierei se morissi una volta tanto. Non vi vergognate di meritare tanto poco la famiglia in cui siete nati. Avete diritto, dite, di esserne fiero. E che cosa avete fatto nella vostra vita per appartenere alla nobiltà? Credete che basti portarne il nome e l'insegna che sia una gloria avere sangue patrizio quando si vide nell'infamia? No! No. No, no. La nascita non è nulla senza la virtù. Possiamo condividere la gloria dei nostri avi soltanto se ci imponiamo di essere simili a loro, di seguire le orme che hanno tracciato, di non lasciare svanire le loro virtù. Io preferisco il figlio onesto di un manovale che il figlio di un principe che si comporta come voi! Papà, calmatevi e sedetevi. Sono già seduto. E lo vedo bene che le mie parole ti lasciano indifferente. Ma sappi, figlio indegno, che a causa della tua condotta ho detto pancarne tutta all'estremo e che saprò mettere un limite alle tue sterbolatezze, prevenire la collera del cielo e lavare con il giusto castigo l'onta di averti dato la vita! Papà, mi sto ravvedendo. Gli occhi del cielo mi hanno aperto l'anima e adesso vedo con orrore la lunga trafila di sregolatezze della mia gioventù. E mi meraviglio che il cielo abbia potuto così a lungo tollerarli e non mi abbia colpito 20 volte quella frusta della sua giustizia. Capisco adesso la grazia che mi ha fatto. Ma io voglio che tutti sappiano della mia improvviso cambiamento di vita. Io farò di tutto per ottenere da Gio una completa remissione dei miei peccati.
figlio mio. Come ritorna presto l'affetto di un padre, come lo stesso tuo figlio svaniscono al minimo accenno di pentimento. Ma allora tutti quegli anni passati a studiare geometria sono serviti a qualche cosa? Non sono più meno confesso. Piango lacrime di gioia. Non ho più nulla da chiedere al cielo. Tutti i miei voti sono soddisfatti. Persistete, vi scongiuro, figlio mio, nel vostro lodevole provvedimento. Vado subito da vostra madre a condividere con lei la dolcezza di questa gioia e a rendere grazie al cielo delle sante risoluzioni che si è degnato di ispirarmi. Papà? Sì, figlio. Ti voglio bene. Anch'io te lo voglio. Papà? Sì, figlio. La mamma è morta. La mamma. Papà, la mamma è morta. Non lo dire! Non lo devi dire, che è scherzo! Papà, la mamma è morta! No, no! È morta, è morta! Non avevo nemmeno 10 anni, giocavo con i dinosauri! Con la figlia della comandante! Ha detto, cazzetto! Ha detto, figlia del demonio! Papà, ma venite a cena da me. Dio ti assista. Date un bacio alla mamma da parte mia. A presto. Morite presto. Voi e quella fottuta statua di mia madre che tenete in ogni stanza! Morite e andate al diavolo! È la cosa migliore che potete fare! Ciascuno deve rispettare il proprio turno! La mamma almeno ha il buon gusto di morire prima di me e prima di voi! Se c'è una cosa che mi fa imbestialire, vedere padri che vivono quanto i figli, oppure i figli, figlio, vada avanti, mamma! Siete veramente un balordo. Che cosa hai detto? Qui sono tutti quanti morti. Bene. Complimenti. Continuate a insultare tutto e tutti. Anche chi paga i biglietti ci dà la mangiare. Tanto voi non credete a nulla, però volete fare credere a noi di essere un uomo onesto. L'uomo onesto? Il personaggio dell'uomo onesto oggi si presta più di chiunque altro a essere imitato. E quella degli ipocriti è la più grande delle confraternite. Se ho detto che volevo correggere la mia condotta e condurre una vita esemplare soltanto per uno stratagemma, per un disegno politico che ho elaborato per pura finzione, necessario per tenere buono un padre di cui ancora ho bisogno per evitare certe pericolose vicende. Se ti ho fatto questa confidenza, Sganarello, è perché ho piacere di avere qualcuno che conosca le vere ragioni che mi muovono a fare certe cose. Sono molti che si comportano alla mia stessa maniera. E
indossano questa maschera per trarre in inganno al mondo. L'ipocrisia è un vizio di moda, come tutti i vizi di moda passano per virtù. È un'arte in cui l'impostura viene costantemente rispettata, anche se viene scoperta. Chiude la bocca a tutti. Tutti gli altri vizi umani sono soggetti al biasimo e chiunque può criticarli apertamente. Ma l'ipocrisia gode di sovrana impunità. Forza di finzioni fra persone dello stesso rango si stringono dei legami fortissimi. E allora basta colpirne uno per avere tutti quanti contro. E anche quelli più rinomati per la loro buona fede finiscono nella lusinga. E gli impostori diventano ciechi difensori proprio di quelli che delle loro azioni fanno le scimmie. Ma quante persone credi che io conosca? Con questo abile stratagemma hanno cancellato tutti i loro vizi di gioventù. E con il mantello della religione si sentono autorizzati a fare qualsiasi porcheria. Tu vuoi conoscerli per quello che sono, puoi sapere i loro intrighi, ma non cambierà nulla, non perderanno il credito nella società. Perché con punto chinato di capo, uno sguardo verso l'alto, cancelleranno tutto quello che possono aver fatto. Sotto questo riparo compiacente io voglio rifugiarmi e mettere al sicuro i miei interessi. Non abbandonerò le mie care abitudini, ma avrò soltanto cura di non divertirmi alla luce del sole. E se anche dovessi venire scoperto, vedrò tutta la congrega schierarsi a mio favore, difendermi contro tutti e tutto. Solo in questo modo io posso fare quello che voglio. Mi erigerò a censore delle azioni altrui. Parlerò male di tutti, avrò una buona opinione soltanto di me stesso. Se qualcuno mi dovesse appena sfiorare, io scatenerò il mio odio contro di lui. Mi farò vendicatore delle ragioni del cielo con questo abile pretesto. Io metterò in fuga i miei nemici. Scatenerò contro di loro i devoti troppo zelanti che senza alcuna cognizione di causa mi difenderanno e grideranno allo scandalo e condanneranno tutti e tutto dall'alto della loro autorità. Così bisogna approfittare delle debolezze degli uomini. È in questo modo che una persona intelligente si adegua ai vizi del proprio secolo. Bene. Complimenti. Ci mancava solo l'ipocrisia per chiudere in bellezza con l'abominio finale. Bene. Però adesso basta. Adesso voi state ad ascoltare me. E fate quello che volete. Battetemi, ammazzatemi di botte, uccidetemi, ma mi ascoltate adesso e io vi parlerò da servitore fedele. Perché sappiate che tanto va la gatta al lago e ci lascia lo zampino. E quando quella gatta è frettolosa, senza zampino, fa i vicini zoppa. E come dice quel poeta che io non conosco, l'uomo non sta sulla terra come l'uccellino sta sul ramo. E il ramo sta attaccato all'albero. E chi sta attaccato all'albero segue i buoni precetti. E i buoni precetti valgono più di mille parole. E le buone parole dove stanno? A corte. E a corte ci sono i cortigiani, e i cortigiani seguono la moda, e la moda è un'invenzione della fantasia, e la fantasia è una virtù dell'anima, e l'anima ci dà la vita. E la vita, ridete pure, ma la vita finisce con la morte. E la morte ci fa pensare al cielo, e il cielo sta sopra la terra, e la terra non è il mare! E il mare spesso in tempesta, e la tempesta è l'incubo dei vascelli. E i vascelli di che cosa hanno bisogno? Di un buon pilota! E un buon pilota, per essere un buon pilota, deve avere prudenza. E la prudenza non è dei giovani. E i giovani non sono vecchi! I vecchi stanno attaccati al denaro. Il denaro fa gli uomini ricchi. E i ricchi? I ricchi non sono poveri! E i poveri vivono in necessità, e la necessità non ha legge, e chi vive senza legge è un
i bruti finiscono all'inferno e di conseguenza anche voi finirete all'inferno! Andiamo a cena? Andiamo a cena. Voi qui? Che cosa avete deciso? Sapete quanto mi state a cuore? Beh, deciso. Charlotte, si oppone già lo stesso. Io ho deciso che mi sono aperto gli occhi dell'anima sul cuore che mi ha detto che avrei dovuto cancellare tutti i miei vizi del passato per redimermi finalmente ed eccomi puro. Questo proponimento, Don Giovanni, non tocca le mie parole. E la compagnia di una moglie legittima si accorda benissimo con i bei pensieri che il cielo gli ha ispirato. Io vi darei volentieri soddisfazione, ma ho sentito una voce dentro di me che mi ha detto che un ennesimo matrimonio non sarebbe stato molto buono per la mia salvezza. Credete di incantarmi con queste favole? Questa è la volontà del cielo. Pensate che mi accontenti di queste parole? Io obbedisco al cielo. Mi avreste fatto innamorare per poi abbandonarmi. Questa è del cielo l'intenzione. Io non posso sopportare questa macchia. Perché? Prendetemela con cielo. No, perché mi fate questo? Ascolto soltanto il cielo. Dove è finito il vostro parlare vellutato? Io non capisco. Mi inginocchio qui per supplicarvi. E non vi vedo. Dov'è finito Don Giovanni? Mi lascia qui. Dove sta guardando al di là di me? Questo malinteso si può dimenticare. Se solo ci prendiamo la mano. Se solo mi prendi la mano e dici cosa senti. Toccami. Senti quello che sentivi prima. Io non ti darò fastidio. Starò qui. Come l'ombra del tuo servo. Come l'ombra del tuo cane. E anche se non potrò vederti quando ti addormenti, mi accontento di averti accanto a me alla sera. Lasciami seguirti. Portarti l'acqua quando hai sete. Lasciami darti la pioggia quando avrai caldo e il sole quando sarai bagnato. Lasciami inventare per te parole prive di senso che tu comprenderai. Lasciami sforzarmi di non parlare, di non piangere, di non disturbarti. Lasciami nascondere nelle stanze dove tu sarai, guardarti danzare con le altre, sorridere alle altre. Lasciami diventare l'ombra della tua ombra, l'ombra della tua mano tesa. Lasciami essere mortificata quando sbaglio, felice quando mi perdoni. Lasciami avere voglia di te e darti fastidio quando ti tocco. Lasciami avere freddo quando mi lasci nuda, caldo quando non mi proteggi dal sole. Lasciami scorticarmi le ginocchia quando mi punisci. Lasciami chiederti di sposarmi e dopo che hai detto ancora una volta no, lasciami continuare a chiederti. Lasciami aggirarmi come una pazza pensando che tu non ritornerai. Lasciami volere quello che vuoi tu. Sognare quello che sogni tu. Odiare quello che odi tu. Pensare di perdermi quando ti perdi tu. Lasciami avere la tua stessa paura. Lasciami restare. Indossare tutti i vestiti che tu vuoi e dimenticare chi sono. Lasciami nuda. Lasciami provare vergogna. Lasciami guardarti girare la faccia e ridere quando dico che ti amo. Lasciami continuare a farlo fino alla fine del tempo. Lasciami scavare la terra fin dopo la mia morte. Ricoprire il tuo corpo di oro e di luce. Creare un regno dove l'amore sarà legge. E dove tu sarai il mio re. Thank you.
ma saprò come trovarti e saprò come punirti. Stabilisci sempre il cielo? Sì. Il cielo. Lo vedremo. Lo vedremo. Ho scacciato, grazie al cielo, tutti i miei folli pensieri. Ho deciso di ritirarmi dal mondo, nel mio nuovo castello. Chiedo soltanto di avere tempo a sufficienza per poter espiare il fallo commesso e meritare con un'austera penitenza il perdono per le tenebre in cui l'eccesso di una passione condannabile mi ha fatto precipitare. Ma
nel mio ritiro soffrirei immensamente se sapessi che una persona che mi è tanto cara diventasse un funesto esempio della giustizia divina. E sarebbe per me una grande gioia se potessi indurti ad allontanare da te la spaventosa folgore che ti minaccia. Di grazia, Don Giovanni. Concedimi questo ultimo favore, questa dolce consolazione. Non rifiutarmi la tua salvezza, che ti chiedo fra le lacrime. E se sei indifferente al tuo bene, non esserlo alle mie preghiere, e risparmiami il crudele dispiacere di vederti condannato all'eterno castigo. Ti ho voluto un bene immenso. Niente mi è stato tanto caro quanto te. Per te ho dimenticato i miei doveri, ho fatto le cose più insensate. L'unica ricompensa che ti chiedo è di emendare la tua vita, di evitare la tua perdizione. Salvati, ti prego. O per amore di te stesso, o per amore di me, te lo chiedo ancora. E se non ti bastano le lacrime di una donna che hai amato, ti scongiuro per tutto ciò che ti sta a cuore. Quanto ti ho detto me ne vado, altro non ho da dirti. Dove vai, Irene? Vieni a cena da me. No, non trattenermi. Mi farebbe piacere, te lo assicuro. No. No. No! No! Elvira! Elvira! Marito mio, perché hai paura? Vieni qui come la morte nel mio specchio. È vero, è vero. Vuoi sapere un segreto? Io nella donna ho sempre visto la morte, tanto più era fiorente. Per spaventarmi non era necessario tutto questo nero. Sono in nero perché sono vedova. Per colpa mia. No, per colpa mia. Elvira, che cosa desideri? Te l'ho detto. Desidero salvarti. Devo dire che la tua pazienza è sbalorditiva. È vero, ho avuto molte donne. Beh, avrei preferito dedicarmi a un bel problema di geometria. Vieni qua, ti vuoi salvare, ma nessuna donna mi ha mai indotto a fare niente. Io non sono tenuta in veste di donna. E le venuta in veste di fantasma? E il problema di geometria che io ti sottopongo ha due strade per essere risolto. Spiegati meglio. Tu sai che io ho un nuovo castello, sperduto in una valle con 44 stanze. Diviso in due ali triangolari da un magnifico agrumeto e un giardino coperto. E forse non sai che le stanze sono state disegnate e decorate secondo i solidi platonici. Mi ho sentito dire qualcosa, sì. Ho pensato questo. Tu potresti vivere nell'ala sinistra, tra tetraedri e esaedri. Io continuerò a vivere in quella destra. Non è necessario che ci incontriamo, a meno che non abbiamo bisogno di un po' di conversazione. Tu potrai passeggiare ovunque vorrai. Dovremo incontrarci soltanto per la cena. A questa condizione aggiungo il mio patrimonio, non soltanto per estinguere i tuoi debiti, ma anche per mettere a tacere tutti i tribunali di questo mondo che ti accusano di assassino. Nessuno, finché vivrai con me, potrà disturbarti dalla tua geometria. Ma? Non c'è nessun ma. Devo dire che la tua comprensione per l'uomo è straordinaria. Ma qual è il prezzo per questa salvezza che mi offri? Che tu l'accetti.
strani. Nient'altro. Può darsi che io ti ami ancora, ma questo non deve farti paura. Ho capito che non ho bisogno di te, Giovanni, ed è principalmente questo che ti offro. La mia libertà. Io sono una donna libera dalla pazzia di non poter vivere senza di te. Pensaci, tu non hai mai amato nient'altro che te stesso e non hai mai neanche trovato te stesso. Per questo ci odi. Ci hai sempre prese per femmine, non come donne, come episodi, ciascuna di noi. Ma gli episodi hanno finito per inghiottire tutta la tua vita. Perché non puoi credere a una donna? Un'unica volta, Giovanni. È l'unica via che possa condurti alla tua gioventù. Pensaci. Amore. Amore non è amore. Amore. Amore non è costa. Amore. Amore non è Romeo. Amore. Amore non è Giulietta. Amore. Amore non è Paolo. Amore. Amore non è Francesca. Amore. Amore non è Orlando. Amore. Amore non è Tancredi. Amore. Amore non è Tristano. Amore. Amore non è Angelica. Amore. Amore non è Medoro. Amore. Amore non è Didone. Amore. Amore non è Don Giovanni. Amore. Amore. E basta. Tutta questa è soltanto letteratura. Io sono libera di esserlo, questo amore. 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 No!
parla dunque? Il membro ferma più non so e chiedi la tezzola da bere mi sembra e poi il membro ferma più non so parlo ascolta più tempo non ho parla parla ascolta tu mi invitasti a cena, il tuo dovere or sai, rispondimi, verrà
adesso chi mi parla? Chi mi paga adesso?